tutti ragazzi, siamo tornati su Crescent. Praticamente in questo nuovo video ho detto se l'ha da tantissimo che non c'è, no, ora tantissimo no, però dalle leggendarie che ho trovato per caso è un pochino, cioè tipo pochissimo shoppato, diciamo, però io lo fo per voi. Non l'ho fatto per voi perché non avevo a portata di mano la connessione. Comunque, vabbè, dopo si accetta. Vabbè. Questo è il mio deco, la principessa. Come sapete c'ho il boscaiolo. E come non sapete ho trovato anche il drago infernale. Il drago infernale. Ce n'ho 5 di leggenda, ora dico. Perché questo l'ho trovato un altro minatore nell'Africetto Maggio. E praticamente vi stavo dicendo che ce ne ho 5 perché tipo una leggendaria l'ho portata a 2 grazie alla free chest che ho trovato. E invece la principessa l'avevo trovata con baul leggendario con 5 euro. Io dei bauli leggendari ne ho presi 2, cioè uno ci ho trovato perché via via capito che arriva queste offerte e ho preso questi 2 valori, perché voi hai preso tutto due insieme, invece no, perché non si può, cioè uno alla volta si può. Ogni caso se ti viene l'offerta o se non ti viene, se ti viene solamente quello lì, tipo baule e coso, sono anche quelli buoni, però io li prendo se c'è sicura la leggendaria. Ma non vuol dire tutto ciò che l'ho preso tutti in dove c'è la leggendaria, perché praticamente questo spagnolo l'ho trovato in quello leggendario. Questo il primo l'ho trovato nel baule leggendario. Ah, invece la principessa l'ho trovata nel magico normale, questo qui. E basta. E boscaiolo, come sapete, c'ho tutto di questa rena. A parte, vabbè, quella che devo sbloccare, che mi piacerebbe, lo spiritello, perché vedo che lo usano in tanti. Poi è abbastanza forte, eh. Cioè li levo quelle cose, tipo anche li metto quello, lo rallenta per un bel po'. Cioè io ci avrei tutto della rena, cioè quasi tutto, però se io la sblocco mi mancherebbe solamente 3 carte, che poi ci avrei tutte le carte del gioco, perché boscaiolo ce l'ho, perché l'ho trovato. Comunque speriamo che in questo baule ci sia una leggendaria, perché ora ci sto credendo, perché da quando ho trovato il minatore che ho migliorato ci credo a tutti i mauli, a parte quelli scarsi. Poi trovo un sacco di guardie, cioè per essere le guardie anche da poco avercele, ce n'ho tipo 4, cioè sì 4, perché devo fare il miglioramento, no, una me ne manca per farne, poi costa tanto, tipo anche al 3, uno dice al 3, ma sono fortissimo ragazzi, davvero sono fortissimo, amore. Comunque io faccio una sfida con non c'ho connessione, cioè mi sa come si vaga, ecco il ritorno in partita, mamma mia, lui spiazza l'estrattore. Come vedete io sono di livello 9, voi dite ma sei tipo avantissimo lui, invece no, perché neanche da ieri ho 8 di esperienza in più, quindi non è che ho fatto grandi cose. Oh mio, meno male hanno aumentato anche lo estrattore, male, ma buono, adesso c'è qualcosa, questo è di strano, no? Me lo voglio giocare così, poi così e poi così.
speriamo di fare qualcosa di buono. Oh mio Dio, guarda da boom, vai a casina, a casina, a casina. Si sta giocando male. Comunque, di già si potrebbe fare la nostra tattica, ed anche se non è questa, però sarebbe tutto il boscaiolo. Bravo, bravo, ha fatto portare in pareggio la partita. Ora basta muore la torre di merda. No. Oh, lo fa ora, se no non lo fa più. Se non lo fa ora, sono messo male. Allora, devo dicendo. Però vanno a attaccare, vanno a attaccare, vanno a attaccare. Boom, giù la torre. Giù la roba. Tutto giù. Vai, fallo morire. Quelle merde. Oh mio Dio. Non ci riesco. A culo proprio, sono a culo. Cioè non a culo, però mancava poco. No. Mi ha messo una 25 secondi però. Vai, vai, attacca. Fottitene. Vai, vai, muore, muore. Muore, muore. Ma poi pranta ho messo una merda, guardate. È fatta anche. Che l'ho. Due di tre. Però ho vinto, eh? Vabbè, per 2 gemme direi di prenderci questo, ma sono 13 minuti, vai. Verchiamo. No, a parte che è troppo. Cioè. Ciao ragazzi, alla prossima.